Intanto Orban sta semplicemente difendendo gli interessi del proprio Stato. Detto questo, se non ci fossero stati da Mare Nostrum in poi, probabilmente non saremmo in questa situazione, la stessa Ungheria, Germania, eccetera, non sarebbero in questa situazione. È molto semplice continuare con una politica migratoria che appunto ha aperto le porte totalmente, ha tolto qualunque tipo di freno a un'immigrazione clandestina che è una letterale invasione. E caro Parenzo, si faccia una ragione, non c'è un'interpretazione diversa, invasione è invasione, non c'è un'interpretazione buona, no, cattiva, tale è, e quindi siamo di fronte a un'invasione che è partita a causa delle politiche scelte dall'Italia, dal governo Monti, Letta, Renzi, e che sta ancora una volta non solo pesando sulle casse nazionali, diciamo, ma anche sugli interessi internazionali. Vede che il termine invasione è usato. Sì. Lo avevo ragione, con un'accezione leggermente diversa a quella del professor Cacciari. Ecco, questo. No, un'invasione può anche essere armata, ma non per forza lo deve essere. E tale è in questa fase. Un'invasione è quando ci sono dei territori che sono già occupati fisicamente da delle popolazioni e ci sono appunto delle letterali invasioni, come in questo caso. Ma delle invasioni scelte dalla politica. Attenzione, perché il governo italiano è responsabile del disastro che sta avvenendo in Europa. E l'Inghilterra semplicemente sta facendo le sue scelte, delle scelte legittime che difendono gli inglesi. Ci arriviamo subito. Io, prima di andare allo studio, vedo un disperatissimo Massimo Cacciari, il professor Cacciari da Venezia, che scuote la testa rispetto... Ma come si fa? Ma cosa vuole discutere in questi... Cosa vuole... Cioè, con una persona che dice che quello che sta succedendo... E queste ondate migratorie, le chiami come vuole, sono colpa del governo italiano, ma è certo. Talmente risibile la cosa, non merita alcun commento. Mi scusi professore, ma i tanti che arrivano, ai quali chiaramente non solo viene offerto colazione, pranzo e cena, poi vediamo anche come... E ci mancherebbe altro che non lo venisse offerto. Veniamo ripagati con i nostri... Ma ci mancherebbe altro, forse professore, essendoci 4 milioni di disoccupati e 9 milioni di persone in Italia in grave difficoltà economica, bisogna affrontare anche quel problema lì, certo. Bisognerebbe in via prioritaria affrontare quel problema. Bisognerebbe affrontarli tutti e due in modo più adeguato, certamente. Ma il discorso, il ragionamento, se mi fa terminare un secondo, è che oltre a appunto colazione, pranzo e cena, vitto e alloggio, e appunto vediamo come veniamo ripagati, ai signori vengono anche assicurate le schedine telefoniche. Beh, se lei fosse uno di queste persone che appunto si ritrova in una situazione come questa, a volte anche nelle villette che erano destinate ai soldati stavo americani... Stavo discutendo quindi, di un'altra cosa, non stavo discutendo della gestione. Io chiamerei a casa mia e chiamerei i miei fratelli per dirgli venite il qua punto, perché stavo discutendo.